un discorso inerente alla sintesi cinematica di meccanismi generatori di funzione. Abbiamo parlato dell'equazione di Feuerstein e della sua applicazione al quadrilatero e al manovellismo di spinta. Ora rimaniamo in tema, ma facciamo riferimento ai moti infinitesimi piuttosto che ai moti finiti, ok? Perché i tre punti di precisione corrispondono a tre configurazioni finite, cioè separate tra di loro, non a livello infinitesimo, e quindi questo discorso rientra nei moti finiti. Cosa accade nei moti infinitesimi? In particolare andiamo a considerare una situazione, anche questa, che può risultare utile nelle applicazioni pratiche. Quindi sempre generazione di funzioni, generatore di rapporto di trasmissione in generale variabile, però in questo caso noi vogliamo provare a progettare un quadrilatero articolato che sia in grado di trasmettere il moto con un rapporto di trasmissione costante, ok? Mediante un sistema articolato. È ovvio che possiamo soltanto approssimare questo discorso, ma la cosa è possibile utilizzando gli strumenti che abbiamo imparato durante il corso, quindi strada facendo. Allora, il problema è il seguente, cioè io ho una cerniera fissa a con zero ed ho un'altra cerniera fissa B con zero, quindi in sostanza l'interasse risulta noto. Il punto è quello di andare a trasmettere il moto tra questi due assi, tra questi due assi paralleli, in modo tale, in questo caso, di garantire con una certa accuratezza, che vedremo, un rapporto di trasmissione costante. Va bene? Allora, quando noi parliamo di generatore di funzione, stiamo parlando di moto relativo tra movente e cedente. Quindi quello che ci interessa è il centro di istantanea rotazione nel moto relativo. Lo abbiamo applicato con il teorema di Feuerstein, se vi ricordate. Ok? Il teorema di Feuerstein ci consente di individuare le configurazioni di massimo e minimo del rapporto di trasmissione e quindi naturalmente come conseguenza due posizioni di stazionarietà, quindi costante, del rapporto di trasmissione. Va bene? Noi adesso questa cosa la possiamo ribaltare e la possiamo utilizzare a mo' di sintesi, cioè per la progettazione di un meccanismo che deve generare, ripeto, con una certa approssimazione, un rapporto di trasmissione costante. Come dicevo, per i moti infinitesimi conviene fare riferimento al centro di istantanea rotazione nel moto relativo. Va bene? Come lo individuo il centro di istantanea rotazione nel moto relativo? Beh, teorema di Kennedy, come al solito, e se A con 0 è il centro di rotazione del membro movente, B con 0 è il centro di rotazione del membro cedente, naturalmente il centro di istantanea rotazione nel moto relativo deve trovarsi su questo allineamento, nel rispetto del teorema di Kennedy. Poi naturalmente può capitare fuori dall'interasse a 0B0, può capitare all'interno, va bene? E questo corrisponde, per avere un'idea, se cade all'interno a una coppia di ruote esterne, se cade all'esterno ad una coppia di ruote interne, cioè che hanno lo stesso verso di rotazione. Va bene? Allora, supponiamo che il P con zero relativo, quindi non di BL, il P con zero relativo tra il movente e il cedente, cada per esempio all'interno. Approssimare un rapporto di trasmissione costante significa che le polari nel moto relativo approssimano due circonferenze, giusto? Perché se le polari nel moto relativo fossero proprio due circonferenze, il rapporto di trasmissione sarebbe costante. Quindi vorrebbe dire che il quadrilatero si comporterebbe in maniera identica ad una coppia di ruote dentate esterne. Chiaramente questo non è possibile, lo possiamo fare soltanto in maniera approssimata. Però vado a tracciare
diciamo, due archi di cerchi osculatori alle traiettorie polari nel moto relativo, va bene? Quindi avrò qui un certo raggio e analogamente di centro naturalmente a zero, e qui avrò un altro cerchio osculatore con un raggio di centro B con zero, questi li indichiamo per esempio con R1 R2, ok? Dopodiché abbiamo una velocità angolare omega 1 e una velocità angolare omega 2. Come possiamo individuare la posizione di P con 0? Abbiamo detto che nel rispetto del teorema di Aaron-Kennedy questo deve risultare sull'allineamento a 0 di 0. Ma non sappiamo ancora dove si trova, perché non conosciamo a priori R1 ed R2. Bene, questo lo possiamo ricavare dalla conoscenza dell'interasse e dalla conoscenza del rapporto di trasmissione desiderato, no? Questo discorso naturalmente è abbastanza vicino a quella che è l'applicazione pratica, perché solitamente io che cosa conosco? Due alberi paralleli, conosco l'interasse e poi il rapporto di trasmissione di cui ho bisogno per accoppiare motore carico. Va bene? Però adesso lo trasformiamo in equazioni questo ragionamento. Quindi interasse significa R1 più R2 uguale a D, e questo deve essere rispettato naturalmente, e poi il rapporto di trasmissione tau, che lo scrivo come omega 1 su omega 2, che posso esprimere dalla condizione di puro rotolamento delle polari come R2 diviso R1, perché sappiamo molto bene che qui posso individuare un vettore velocità di questo punto ritenuto appartenente al membro 1 e tracciare, diciamo, questi diagrammi delle velocità, e quindi naturalmente la velocità di questo punto appartenente a 1 dello stesso punto appartenente a 2 deve essere uguale, perché se tale punto è centro di istantanea rotazione nel modo relativo non c'è strisciamento, il contatto è di puro rotolamento, ok? Ma quindi questa è uguale a omega 1 R1 e questa è uguale a omega 2 R2. Di conseguenza il rapporto di trasmissione lo posso esprimere in questo modo. Va bene? Se vado ora ad elaborare queste equazioni, le uniche incognite sono R1 e R2, quindi riesco a rispondere al quesito iniziale, al fine di individuare con precisione la posizione di P con 0 come centro di istantanea rotazione nel moto relativo. Va bene? Assegnato che sia tau, assegnato che sia l'interasse. Va bene? E allora, da qui posso esprimere R2 che è tau R1, va bene? Se questo lo vado a sostituire nella prima equazione, io ottengo R1 più tau R1, e quindi posso mettere in evidenza R1 1 più tau, che è uguale a D, e quindi da questa posso subito facilmente ricavare che R1 è uguale a D diviso 1 più tau, ok? Quindi ho ricavato il primo raggio osculatore della polare nel moto relativo. Se questa poi la vado a sostituire qui dentro, bene, ottengo anche R2 è uguale a tau diviso 1 più tau per D. Quindi ho espresso R1 ed R2 in funzione dei dati del problema, cioè interasse e rapporto di trasmissione. Giusto? Da questi due dati ricavo R1 ed R2, quindi riesco a posizionare P con 0 e anche a tracciare due archi di cerchi osculatori alle traiettorie polari nel modo relativo, come se stessi trattando con una coppia di ruote dentate esterne che garantirebbero in quel caso con precisione un rapporto di trasmissione costante, cioè questo, cosa che noi mediante il quadrilatero articolato riusciamo a fare soltanto in maniera approssimata. Va bene? Questo è il punto. Allora, individuato P con 0, noi possiamo effettuare una prima progettazione,
grossolana, che però insomma ha un'accuratezza del secondo ordine applicando il teorema di Freudenstein. Teorema di Freudenstein perché noi diciamo, allora, il rapporto di trasmissione deve essere tale che il P con 0 cada qui, e noi questo lo abbiamo assegnato con precisione. Ma cosa vogliamo? Vogliamo che il rapporto di trasmissione, almeno in un intorno di questa configurazione, rimanga costante. Va bene? Ma se è costante, noi ci mettiamo in una condizione di massimo minimo del rapporto di trasmissione, vuol dire che la derivata è uguale a zero, no? Quindi è comunque una configurazione di stazionarietà. Quindi se noi imponiamo che sia rispettato il teorema di Freudenstein, praticamente stiamo imponendo con un'accuratezza del secondo ordine che il rapporto di trasmissione sia costante. Va bene? Quindi è un primo approccio, una progettazione seppure approssimata, che però in qualche modo garantisce, diciamo, il rispetto delle specifiche di progetto. Quali sono le configurazioni per le quali si ha una condizione di massimo di minimo? Le configurazioni, vi ricordo, in cui l'asse di collineazione del quadrilatero è perpendicolare all'asse di biella. Va bene? E quindi noi imponiamo questa condizione e progettiamo a ritroso un quadrilatero articolato. Va bene? Allora, questo è quello che ci apprestiamo a fare. Quindi, se assegno in maniera arbitraria, ma non completamente arbitraria, perché impongo che passi per P con 0, ok? Quindi scelgo una retta passante per P con 0, in questo modo, e questo è l'asse di biella del quadrilatero che sto progettando, quindi arbitraria ma passante per P con 0, ed impongo il rispetto del teorema di Freudenstein, cioè che l'asse di collineazione sia perpendicolare a questo e passante comunque per P con 0, perché P con 0 che cos'è? Sarebbe il P2,4, no? Quello che abbiamo solitamente indicato con P2,4, cioè il centro di istantanea rotazione in modo relativo tra membro movente 2 e membro cedente 4, quindi deve passare anche per P con 0. Allora qui vado semplicemente a prendere la perpendicolare, ok? La perpendicolare, e questo sarebbe l'asse di collineazione del quadrilatero che non conosco ma che sto progettando, perché mi trovo in fase di sintesi e non di analisi. Va bene? Bene, a questo punto devo scegliere A e B, ok? A e B, però devo fare in modo che questo asse di collineazione sia rispettato. L'asse di collineazione passa per quali punti? Vi ricordo, passa sicuramente per P con 0, e l'ho già imposto, che sarebbe il P2,4, ma passa anche per il P3, cioè il centro di istantanea rotazione nel moto assoluto della biella del quadrilatero. Quindi comunque devo progettare un quadrilatero che rispetti ovviamente queste condizioni. E allora, per esempio, posso fare questa scelta. Questo punto è il nostro P3, cioè il centro di istantanea rotazione della biella. Questo punto è A, ok? E poi devo congiungere P3 con B0, giusto? Questo punto qui è B. E quindi abbiamo progettato il quadrilatero articolato. Tant'è vero che qual è il centro di istantanea rotazione della biella 3? Questa avrebbe questa traiettoria, questa avrebbe quest'altra traiettoria intorno al punto B con 0, le normali vanno a finire a B con 3. Qual è il centro di istantanea rotazione nel moto relativo? Cade proprio su questa intersezione, che è questa.
Quindi, come vedete, se facciamo una verifica a valle di questo ragionamento, ci troviamo che questo è proprio l'asse di collineazione e che questa è proprio la BL. Ok? Come vi avevo anticipato, è una progettazione un po' grossolana, ma con un'accuratezza del secondo ordine noi riusciamo a garantire che in questa configurazione il rapporto di trasmissione è quello voluto e che questo rapporto di trasmissione è garantito con un'accuratezza del secondo ordine. Questo riusciamo a ottenere, va bene? Ma noi possiamo fare di meglio, rimanendo nel discorso dei moti infinitesimi, e possiamo migliorare l'accuratezza, cioè passare da un'accuratezza del secondo ordine che è basata sul rispetto del teorema di Freudenstein ad un'accuratezza del terzo ordine. Del terzo ordine in che modo? Chiamando in causa la cubica di curvatura stazionaria. E allora vediamo come possiamo procedere. La cubica di curvatura stazionaria in questo caso viene applicata con riferimento non al moto assoluto della biella, bensì al moto relativo movente cedente, perché noi stiamo parlando in questo momento di generatore di funzione, quindi stiamo puntando l'attenzione alla trasmissione del moto ingresso-uscita e non tanto al moto rigido della biella, ok? Ma il ragionamento è sostanzialmente lo stesso. Allora, rifaccio velocemente questo schema, che comunque corrisponde ai dati di progetto iniziali. Quindi qui ho, come al solito, una A con zero, no, questo lo mettiamo in questo caso B0, questo è una A con zero, l'interasse è noto, va bene? Questo è l'interasse e per comodità, ma il ragionamento è identico, ipotizziamo in questo caso che il rapporto di trasmissione sia positivo, vale a dire che il centro di istantanea rotazione del moto relativo tra movente e cedente cade al di fuori dell'interasse, il che corrisponde ad una coppia di ruote dentate interne e quindi che ruotano nello stesso verso, cioè producono un rapporto di trasmissione positivo. Indichiamo questo punto con P con 0 e questa distanza la indichiamo convenientemente con A. Per semplicità ipotizziamo che l'interasse sia unitario. Va bene? Allora, possiamo individuare la posizione del centro di istantanea rotazione del moto relativo con considerazioni analoghe a quelle fatte prima. Anche qui vogliamo garantire, questa volta con un'accuratezza del terzo ordine, un rapporto di trasmissione costante, quasi costante. Va bene? Il che equivale ad approssimare le traiettorie polari nel moto relativo con due archi di circonferenza, come fatto prima, stesso ragionamento. Quindi se punto il compasso in A con 0, posso tracciare un arco di cerchio osculatore alla prima polare mobile, se punto il compasso in B con 0 posso tracciare un altro cerchio osculatore alla seconda polare mobile, il loro contatto naturalmente di puro rotolamento si verifica in P con 0, va bene? E quindi abbiamo un R' e un raggio R di questi due cerchi osculatori delle polari mobili. Va bene? Allora cosa possiamo dire? Se questo è 1 e questo è A, noi possiamo dire che R è uguale ad 1 più A e che R' è proprio uguale ad A, per quanto abbiamo detto. Stiamo parlando di moti infinitesimi e quindi a questo proposito noi abbiamo utilizzato più volte la circonferenza dei flessi.
abbiamo anche utilizzato la cubica di curvatura stazionaria che ci consente di passare da 2 a 3 spostamenti infinitesimi. Ed è quello che andiamo a fare. Allora, come possiamo ricavare la circonferenza dei flessi? Siccome conosco i raggi di curvatura delle polari nel moto relativo, vale questa relazione, sempre la stessa. 1 su delta è uguale a 1 su r meno 1 su r', che deriva dalla forma di Euler-Savary. L'abbiamo applicata n volte. Questo è uguale ad r' meno r diviso r, r'. E da questa ricavo subito il diametro della circonferenza dei flessi. Ribadisco ancora, nel moto relativo, non quella della biella, nel moto relativo, movente cedente, diametro delta della circonferenza dei flessi è quindi uguale ad r primo diviso r meno r primo, perché devo cambiare disegno, ok? Quindi dai dati del problema, se io vado a mettere qui, sostituire r ed r primo, ottengo il particolare valore di delta, cosa che andiamo a fare subito. Quindi delta è uguale, questa è la relazione generale, quindi r' abbiamo a per 1 più a diviso r che è 1 più a meno a, questo e questo si semplifica e quindi è uguale ad a per 1 più a. Quindi riesco a calcolare senza problemi il diametro della circonferenza dei flessi. Siccome so che la stessa è tangente alle polari, implico 0, ho tutto, posso disegnare la circonferenza dei flessi e lo faccio subito. Va bene? Per esempio è questa. Distanza, questo diametro naturalmente è delta che abbiamo appena calcolato, ok? Questo è delta, va bene? Tangente pi con zero alle polari. Ma noi abbiamo detto più volte che vogliamo in questo caso avere una maggiore accuratezza di un rapporto di trasmissione costante, va bene? E quindi ci avvaliamo anche della cubica di curvatura stazionaria, che è, diciamo, più potente, nel senso che fa riferimento a 3 spostamenti infinitesimi piuttosto che a 2. E allora qual è l'equazione della cubica di curvatura stazionaria? Beh, lo sappiamo perché l'abbiamo applicata più volte. In forma polare io ho 1 su h che è uguale ad 1 su m seno seno di psi più 1 su n coseno di psi. Ve la riscrivo, ma la conosciamo bene in forma polare, ok? Con riferimento al sistema canonico, il sistema canonico che ha origine in pi con 0 e l'asse delle ascisse sulla tangente, l'asse delle ordinate che va verso l'interno, va bene? Sappiamo anche che m e n sono gli invarianti geometrici, per cui sappiamo che m è uguale a meno 3 delta diviso d delta in dl, e ancora che n è uguale, l'altro invariante, a 3r r' diviso 2r meno r'. Sappiamo che è così, l'abbiamo dimostrato. Ecco, vedete che ci troviamo ancora una volta davanti ad una situazione in cui le cose sono più semplici di come le abbiamo formulate nella maniera più generale. Perché? Perché noi qui che cosa vogliamo? Ribadisco ancora. Un rapporto di trasmissione costante, ok? Questo è l'obiettivo. Un rapporto di trasmissione costante, ripeto, riusciamo ad averlo soltanto se i cerchi osculatori hanno un certo grado di approssimazione con le traiettorie polari. Abbiamo detto che il massimo sarebbe che le traiettorie polari fossero proprio queste, ma è impossibile con un quadrilatero articolato, quindi ci dobbiamo accontentare. Giusto? Ma questo cosa vuol dire? Mi trovo proprio in una di quelle configurazioni
di cui abbiamo già parlato, cioè una configurazione che è approssima a un moto cicloidale, perché quando le polari approssimano due circonferenze è una situazione di moto cicloidale, cioè una situazione di stazionarietà. Bene, qual è la conseguenza di questo? È che questa derivata ancora una volta è uguale a zero, così come nel moto cicloidale, vi ricordate? Perché se i raggi di curvatura stanno qua, sono costanti, non lo sono sempre in questo caso, ma diciamo abbiamo un buon grado di approssimazione per dire che questi sono costanti, è costante anche questo, se è costante questo, questa derivata è zero, se questo è zero, m va all'infinito, non su m è uguale a zero, quindi la cubica degenera. La cubica, che in generale è una cubica circolare e quindi una curva del terzo grado, degenera, va bene? Quindi anche in questo caso degenera, questo termine va via, che è quello che ci dà solitamente più fastidio, perché la derivata di delta in dl è complicata da ricavare, ma ce ne liberiamo, questo non c'è, non c'è più. Che cosa rimane? Rimane l'equazione di una cubica degenere, cioè una phi curve, uno zero spaccato, quindi diventa una circonferenza e una retta, va bene? Cioè h è uguale ad n per il coseno di psi. Questo è il ramo circolare della circonferenza, ok? Questa è la cubica, il ramo circolare è la circonferenza. E allora il problema qual è? Adesso, a valle di queste considerazioni, è trovare n, ma n ce l'abbiamo qui, dipende soltanto dai raggi di curvatura, i raggi di curvatura li conosco, quindi calcolo n in maniera semplice, molto semplice, ok? Vado direttamente a sostituire qui, perché r è uguale a 1 più a, quindi ho 3 per 1 più a che moltiplica r', che è uguale ad a, diviso 2r, cioè 2 più 2a meno r', che è uguale ad a. Risultato 3 per 1 più a che moltiplica a diviso 2 più a. Questa è n nel caso specifico di applicazione. Questa n è questa che compare nell'equazione di questo ramo della cubica, cioè del ramo circolare della cubica. Bene? E quindi noto questo, è sufficiente per disegnare la cubica. Ho un'altra circonferenza, come degenera? È un'altra circonferenza che è tangente, passa per pi con zero, perché pi con zero è il punto doppio, non vi dimenticate. Quindi la cubica passa sempre per pi con zero. Anzi, presenta in essa un punto doppio. Però siccome è degenerata, ottengo una circonferenza più una retta. Ma quello che mi interessa in questo caso è la circonferenza di cui conosco il diametro, che è quello lì. Vado a disegnare quindi questa circonferenza. Questa è la cubica. Il ramo circolare della cubica che andrebbe a rigore accoppiato con questo ramo circolare e ramo rettilineo, perché complessivamente deve rimanere una curva algebrica di terzo grado. Va bene? Ok, questi sono gli strumenti per andare a progettare il meccanismo. Generatore di funzione con un rapporto di trasmissione costante, ok? Costante. E allora cosa possiamo fare? Andiamo a considerare adesso un punto, certo poi nella progettazione ho più soluzioni, quindi da qui in poi ci devo mettere anche un po' di intuito, quindi altre considerazioni, magari legate anche alla trasmissione di forza.
Comunque vado a prendere un punto sulla cubica qualsiasi, per esempio qui, scelgo questo punto e lo indico con A sulla cubica di curvatura stazionaria. Non ci dimentichiamo che la cubica di curvatura stazionaria nel modo relativo, ok? Nel modo relativo. E vado a trovare il centro di curvatura di A nel modo relativo tra membro movente e membro cedente. Come posso fare? Applico la forma di quella che stava ricontratta, perché conosco la circonferenza dei flessi. Quindi congiungo A con P con 0, ok? In questo modo. A con P con 0, e come vedete questa retta interseca la circonferenza dei flessi nel modo relativo in A'. Applico la forma di Olero-Savary con 3, che conosciamo molto bene. P0A al quadrato è uguale ad omega A per A'A, e da questa ricavo omega A è uguale a P0A al quadrato diviso A'A. La solita formuletta che conosciamo bene. Quindi A'A e omega A devono essere equi e orientati, questa è più piccola, quindi insomma noi ci aspettiamo più o meno che questo centro di curvatura, questo è l'omega di A, cada all'incirca da queste parti, va bene? Ma attenzione, il centro di curvatura di A nel moto relativo chi è? È B, perché nel moto relativo A è centro di curvatura di B e B è centro di curvatura di A. Quindi questo centro di curvatura, ripeto, di A nel moto relativo tra movente e cedente in sostanza è il punto B della biella del quadrilatero. Quindi io ho trovato il punto B. Se ho trovato il punto B, dovendo esso ruotare intorno alla cerniera fissa, non mi rimane che congiungere tale punto con B con 0. Ed è quello che facciamo. Naturalmente noi abbiamo adottato un metodo, diciamo, più potente, che ci porta una migliore accuratezza rispetto all'applicazione del teorema di Freudenstein, ma proprio perché è più potente deve includere il teorema di Freudenstein, cioè il rispetto del teorema di Freudenstein. E quindi andiamo a verificare, dovrebbe essere verificato, naturalmente di segno molto qualitativo, ma cos'è che dovremmo andare a vedere? Questo è P con 0 nel moto relativo, e quindi è un punto per il quale passa l'asse di collineazione. Il centro di istantanea rotazione della biella B come si ricava? Lo sappiamo, no? Il teorema di Chal. Quindi devo considerare questa traiettoria, e quindi questo punto deve cadere qui, giusto? Questo è il P3, se 3 è la biella del nostro quadrilatero articolato. Quindi per verifica del progetto che abbiamo appena effettuato, deve risultare che l'asse che passa per P0 e P3 deve risultare perpendicolare ad AB. E insomma, non è proprio così, ma questo angolo dovrebbe essere di 90 gradi, perché questo è l'asse di collineazione, e naturalmente il teorema di Freudenstein deve essere automaticamente rispettato. Con questo progetto noi garantiamo una accuratezza del terzo ordine.
Quindi vuol dire che se noi facciamo muovere questo quadrilatero articolato, per tre spostamenti infinitesimi, pi con zero rimane dove sta. Ok? Cioè se fate l'animazione, vedete che pi zero rimane lì, poi dopo si sposta, perché chiaramente questo è garantito solo per tre spostamenti infinitesimi. Va bene? Però siamo riusciti a progettare un meccanismo con metodi che abbiamo imparato strada facendo, che è in grado di garantire con buona approssimazione un rapporto di trasmissione costante.